Buongiorno e bentornati sul mio canale. Oggi vi propongo questo progettino semplice, veloce, alla portata di tutte, ma soprattutto eh, è un progettino realizzato con questa fantastica lana che eh, dà questo effetto punto puff, ma in realtà è un semplice punto rete. È molto mol morbido, avvolgente, caldo, è una nuvola addosso leggerissimo e in questo periodo ci fa molto comodo come vedete è semplicemente un punto rete e alternato a due giri di punto alto nella parte bassa e nella parte del seno ha uno scalfo molto ampio perché comunque è un poncio come potete vedere da indossare comodamente in questo periodo ed è molto comodo quindi veste benissimo Fino a una 52, e ho utilizzato praticamente soltanto 250 grammi di filato. E gli uncinetti sono partita con l'uncinetto del numero 6 per la parte del collo, diciamo dello scollo, poi sono passata all'uncinetto del numero 7 ed infine all'uncinetto del numero 8 per dare questa morbidezza sui fianchi. Spero che anche questa idea vi possa piacere e Che dirvi? Vediamo come si realizza. Eccoci qui per vedere come realizzare questo simpatico e morbidoso poncio che io ho realizzato con il Time Square della Lana Gatto. Ogni gomitolo è da 50 grammi per 125 metri e ha una resa altissima. Perché per realizzare questo progetto, io praticamente ho utilizzato soltanto 250 grammi di questo filato. È un 45% lana vergine e un 45% aggrelico, 10% poliammite La casa ci consiglia un lavaggio delicato. Allora, detto questo, eh, vi spiego un attimino la struttura, ma è semplicissima. Praticamente, innanzitutto, se qualcuno è interessata al mio stesso filato... Io l'ho acquistato sul sito www.merceriaflavia.it. Dove ci sono anche altri colori, io ho scelto questo colore un po' neutro perché lo metto un po' su tutto. Infatti il mio colore è il 30312, ma so che ho visto che ci sono anche altri colori che sono bellissimi. Ha un effetto, ha un, diciamo, questo filato è molto piacevole da lavorare. Perché è un filato un po' strano nel senso che parte più sottile, poi è un po' più spesso, poi un po' più sottile, un po' più spesso, quindi è un alternarsi di, eh, di spessore, un po' meno spesso e un po' più spesso. E inoltre, vi ricordo anche che eh, per le persone nuove che nella merceria qui dove acquisto io, la merceria Flavia, se ehm, acquistate da lei potete aprire una scheda clienti dove accumulerete dei punti. Ogni 10 euro avrete un punto. Ogni 10 punti potete avere o uno sconto di 5 euro sull'ordine successivo oppure usufruire di una spesa eh, di spedizione gratuita. <coughs> Scusate la saliva di traverso. Detto questo, iniziamo con il progetto. Praticamente è un top down, si parte con eh, dall'alto a scendere. Io ho avviato con l'uncinetto del numero 6, perché ho lavorato con tre numeri di uncinetto. E l'avvio l'ho fatto con il 6, poi sono passata al 7 ed infine per la parte inferiore, per ammorbidire ancora di più, al numero 8. Sono partita con l'uncinetto del numero 6 avviando eh, una catenella di, di 56 maglie e le ho divise in questo modo: siccome è uno scollo quadrato, ho diviso 14 per il dietro, 14 per il davanti e 14 e 14 per le spalle. Adesso vi faccio vedere insieme l'avvio e poi andrei avanti da sole. Io infine vi dirò eh, i giri che ho fatto prima di chiudere, eh, diciamo per lo scalfo che ho fatto molto ma molto ampio, e vi do anche le misure. Quindi con l'uncinetto del numero 6 avviate 56 catenelle. Io sul campione ho avviato 40 catenelle, ma voi sul pezzo originale ne avvierete 56. Poi mettete la catenella sul dritto sul dritto in questo modo, la girate piano piano e chiudiamo con una maglia bassissima in cerchio. Quindi maglia bassissima. Poi cosa fa cosa facciamo? Io faccio 2 catenelle che è la mia prima e ehm, una maglia alta nello stesso punto che è la prima maglia alta per me. Poi lavorate un totale di 14 maglie alte. E ci rivediamo per l'aumento fate le vostre 14 catenelle fate eh, scusate maglie alte fate una catenella e se non riconosce cioè, se avete difficoltà mettete un marca punti e proseguite con altre 14 maglie io sul campione ne farò 10 quindi una 2 3 quattro, cinque, sei, sette, otto, nove e dieci. Voi avete fatto le 14 maglie, quindi una catenella e proseguite. Quindi si lavora in questo modo facendo 14 catenelle, eh, scusate, 14 maglie alte e una catenella, 14 maglie alte e una catenella e nel giro successivo dove abbiamo fatto la catenella faremo l'aumento. Quindi ci rivediamo a fine giro. Abbiamo fatto l'ultima catenella, andiamo a chiuderci con una maglia bassissima sulla prima di inizio giro. Adesso ci alziamo con due catenelle rientriamo e questa per me è la prima è la prima maglia alta. Facciamo una catenella, saltiamo un punto, andiamo nel successivo, punto alto, catenella, saltiamo un punto, nel successivo punto alto. Catenella, saltiamo un punto nel successivo punto alto e questo fino a arrivare all'aumento. Quindi saltiamo un punto eh, nel successivo punto alto. Una catenella, saltiamo un punto e siamo nell'archettino di una di una catenella. Qui facciamo l'aumento, quindi maglia alta, maglia alta, due maglie alte, una catenella e due maglie alte. Quindi catenella, rientriamo maglia alta e maglia alta. Una catenella, saltiamo un punto nel successivo punto alto, una catenella, saltiamo un punto nel successivo punto alto, catenella, saltiamo un punto nel successivo punto alto, catenella, saltiamo un punto nel successivo punto alto, catenella, saltiamo un punto nel successivo punto alto. In questo, in questo caso siamo nell'archettino di una catenella, facciamo l'aumento, quindi maglia alta, maglia alta, una catenella, rientriamo, maglia alta e maglia alta. E lavoriamo la maglia sottostante, punto alto. Facciamo una catenella. Saltiamo un punto, punto alto. Catenella, saltiamo un punto, punto alto. Catenella, saltiamo un punto, punto alto. Catenella, saltiamo un punto, punto alto nel punto successivo. Catenella, saltiamo un punto, andiamo nell'archetto della catenella e ripetiamo l'aumento, quindi due maglie alte, una catenella e due maglie alte, quindi una e due, una catenella, saltiamo questo punto, andiamo nel successivo e facciamo il punto alto. Catenella, saltiamo un punto nel successivo punto alto. Mi raccomando, se ad inizio nel primo giro non avete difficoltà nel riconoscere dove avete fatto la catenella, mi raccomando, mettete un marcapunti, così non vi sbagliate. Quindi catenella, salto un punto nel successivo punto alto. Catenella salto un punto nel successivo punto alto e ci troviamo nell'ultimo aumento nell'archettino di una catenella quindi maglia entriamo e facciamo due maglie alte una catenella rientriamo due maglie alte una e due e andiamo ad agganciarci sulla prima delle maglie di inizio giro e abbiamo fatto il primo giro formando i quattro aumenti adesso che cosa facciamo per sfalzare i quadratini? camminiamo con delle maglie bassissime e ci portiamo al centro del primo quadretto ci alziamo sempre con due catenelle rientriamo e per me questa è sempre la prima maglia alta facciamo una catenella e poi lavoriamo maglia alta nell'archetto successivo quindi catenella e maglia alta nell'archetto, catenella, maglia alta nell'archetto, catenella, maglia alta nell'archetto. Siamo al primo aumento, che cosa facciamo? Una catenella, saltiamo la prima dell'aumento, andiamo nella seconda e facciamo la maglia alta. Poi andiamo direttamente nell'archettino. E ripetiamo il nostro aumento quindi 2 catenelle eh, scusate, 2 maglie alte una catenella. Rientriamo 2 maglie alte, una e due, una catenella. Saltiamo questa, andiamo nella successiva, eh, scusate, mh, facciamo una maglia alta nella maglia alta sottostante e poi. Facciamo una catenella e passiamo, saltiamo la maglia di questa maglia di base andiamo nell'archetto e ripetiamo. Praticamente il lavoro si svolge tutto in questo modo: vi aumentano gli archetti. Eh, diciamo i quadratini ad ogni giro. Quindi ad ogni giro vi aumenta un quadra due quadratini per ogni lato. Quindi 2, 4, 6, 8. Adesso dovete andare avanti in questo modo, facciamo un altro pochino insieme e quando arrivate dove avete gli aumenti non, aver, non abbiate paura perché adesso lo vediamo insieme, quando vi trovate a questo punto che magari non, avete soltanto le due maglie prima della catenella, nessun problema, fate la catenella, saltate la prima, andate nella seconda e fate la maglia alta. Poi andate direttamente e eh, fate una catenella, saltate la, la maglia, andate nell'archetto e fate l'aumento, quindi due maglie alte, una catenella, rientrate due maglie alte, quindi una e due. Una catenella, andate nella maglia centrale delle tre sottostanti e fate la maglia alta una catenella e proseguite. In questo modo. Andate avanti e ci rivediamo all'aumento. Siamo arrivati all'aumento. In questo caso abbiamo il l'aumento formato da due maglie alte, una catenella, due maglie alte. Che cosa facciamo? Facciamo una catenella, saltiamo questa maglia, andiamo nella successiva e facciamo la maglia alta. E poi senza fare aumenti Andiamo nell'archettino e ripetiamo l'aumento. Quindi, due maglie alte, una catenella, rientriamo e due maglie alte. Praticamente il lavoro si svolge tutto in questo modo. Io vi faccio qualche altro giro e vi faccio vedere come ho chiuso sotto il braccio, ma comunque è semplicissimo. Allora, adesso, secondo dove vi trovate, e dovete chiudere sotto il braccio, o tagliate il filo e ripartite direttamente da un angolino oppure potete camminare con delle maglie bassissime in questo modo come vi faccio vedere: con questo, in questo modo camminate con delle maglie bassissime se non volete spezzare il filo, tanto non si nota. E vi portate dove avete l'aumento quindi camminando in questo modo così appunto a maglia bassissima ci portiamo al centro dell'aumento scusate al ah, centro dell'aumento maglia bassissima eccoci qui al centro dell'aumento. Tanto comunque poi non si vedrà nulla. E cosa fate? Fate metà aumento. Quindi se prima erano due maglie alte, una catenella e due maglie alte, adesso facciamo soltanto due maglie alte, quindi questa per me è la prima, la seconda. E poi cosa fate? Caricate il filo, piegate a metà in questo modo, entrate Nell'altro aumento e fate due maglie alte, una e due, una catenella, e saltate un punto e ripartite con la lavorazione normale. Saltiamo un punto, è il punto quadretto, saltiamo un punto e andiamo avanti in questo modo. Quindi andate avanti in questo modo e ci rivediamo uh, quando dobbiamo chiudere dall'altra parte. Siamo arrivati all'altro aumento, facciamo la catenella, saltiamo un punto, andiamo nel successivo, facciamo la maglia alta, poi senza fare catenelle entriamo dove avevamo l'aumento e facciamo le due maglie alte, quindi una e due, carichiamo il filo, pieghiamo sempre in due, andiamo nel centro dove abbiamo la catenella e ripetiamo le nostre due maglie alte, quindi una. 2 e, e andiamo avanti in questo modo fino a fine giro e ci rivediamo siamo arrivati a fine giro facciamo la catenella saltiamo un punto andiamo nel successivo punto alto catenella andiamo sulla prima delle due maglie e chiudiamo con una maglia bassissima e andando avanti in questo modo facciamo spazio ecco qui quindi il progetto si sviluppa in questo modo. Poi, se voi volete fare come me, che io ho inserito questa striscia a punto alto sia nella parte alta del progetto che nella parte bassa, potete farlo. Io adesso vi conto i giri dove ho chiuso: anzi, li contiamo insieme. Io prima di chiudere per lo scalfo ho eh, fatto 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Al ventesimo giro ho chiuso sotto il braccio e poi ho fatto, una volta aver chiuso, vi dico i giri. Una volta chiuso sotto il braccio ho fatto, li contiamo insieme. Una volta chiuso... Per lo scalfo ho fatto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 giri e poi semplicemente un giro di due giri di punto basso nella parte del collo e basta, non ho fatto rifiniture, non ho fatto nulla. Spero che anche eh, questa idea vi possa essere eh, di aiuto, anche perché è un progettino molto morbido, molto leggero e con pochissimo filato lo potete realizzare quindi detto questo vi auguro una buona giornata e una buona visione alla prossima